No, spero che sia, diciamo che sia iniziato questo mio percorso di crescita. Penso che da inizio anno qualcosa sia cambiato, il mister mi ha aiutato tanto, anche appunto a arrivare a ottimi risultati in fase realizzativa, e quindi devo continuare a lavorare, a credere in quello che sto facendo, così potrò ottenere sempre più risultati. Guarda, secondo me, con base col fatto che ho trovato un allenatore che ha creduto in me e che mi mette nelle condizioni di esprimere tutto il mio valore, che purtroppo ho incontrato al terzo anno che ero qui, e se fossi arrivato prima probabilmente sarei cresciuto in meno tempo, però non c'è da pensare al passato, ora è qua e mi sta aiutando e quindi io continuerò a crescere. È vero che anche nel percorso delle mie giovanili io sono sempre arrivato un po' dopo, tant'è che ho avuto anche periodi dove anche nelle giovanili ho fatto fatica a giocare perché ero indietro con lo sviluppo fisico, però io ho sempre avuto pazienza nelle mie cose perché sono convinto che poi se uno le cose se le merita e lavora tutti i giorni per ottenere risultati, le cose arrivano. Quindi io non ho mollato, ho continuato a allenarmi al massimo e ora ovvio che il mister ha inciso, ma anche io ho fatto la mia parte, diciamo. Prima penso a fare una buona prestazione e spero che la faccia anche la squadra, quindi dopo arriva il pensiero del gol. Sappiamo che loro sono in un momento come abbiamo passato anche noi, ma noi abbiamo ancora la rabbia di quello che abbiamo passato a Montevarchi, di quel ritorno in Pullman dopo quella partita allucinante, e quindi non c'è passata la rabbia dopo due vittorie, è una cosa che ci deve rimanere dentro e ci deve continuare a dare la forza di affrontare tutte le partite come abbiamo affrontato le ultime due. Io credo che manchino assolutamente dei punti perché abbiamo fatto ottime partite e che poi non ci hanno portato ai 3 punti, come ad esempio il Gubbio, che è stata pareggiata in 10 uomini. Il Spesaro è stata una partita che se la giochiamo altre 10 volte non penso che la perdiamo mai più. Però purtroppo questo è il calcio e sono 90 minuti e la partita può cambiare da un momento all'altro. Quindi purtroppo i punti non sono quelli che penso che ci meritiamo, ma alla fine poi, come dice il mister, i conti diciamo che tornano a tornare. Quindi portiamo pazienza e torneranno anche questi punti. Assolutamente, penso che l'aspetto psicologico sia, anzi, forse è più importante che l'aspetto tecnico-tattico, perché noi dobbiamo essere consapevoli che loro inizieranno forte la partita, ci metteranno pressione, perché appunto dopo questi risultati saranno arrabbiati. Noi sicuramente dobbiamo essere forti mentalmente e reggere i colpi e poi provare con le nostre qualità a ribattere. Sì, sicuramente noi dopo che segniamo i gol a volte abbiamo qualche calo di tensione che ci porta poi a concedere delle occasioni agli avversari e questo sicuramente è una cosa in cui dobbiamo migliorare perché in questi momenti dove abbiamo in mano le partite, perché stiamo parlando di un 2-0 e di un 3-0, noi dobbiamo essere bravi a cercare di chiuderle, di fare più gol possibili e di non subire occasioni da gol.